Ed eccoci qua, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Molto bene, iniziamo e apriamo ufficialmente il palco di Rimini Comics 2024. Che bello ritrovarci ogni anno qui. Ed è sempre più bello, tra l'altro. È sempre più bello ed è sempre più caldo e ci piace così. Infatti il pubblico non è ancora numeroso, ma io approfitto per chiamare tutto il popolo di Rimini Comics. Avvicinatevi, avvicinatevi pure al palco. Fatevi baciare dai raggi roventi. Anche perché poi noi dobbiamo urlare, non vi vediamo. Dove siete? Eccoli, eccoli. Però i primi iniziano ad arrivare. Iniziano ad arrivare, avvicinatevi, avvicinatevi. Venite qua perché a noi serve il vostro calore. Ci sono 35 gradi, ma noi ne vogliamo 70. Di più, di più. Bene, bene, bene. Allora, ecco, siamo pronti, siamo pronti. Inizia a sentirsi un po'... il pubblico caloroso. L'anima, mi fate un piccolo applauso, un piccolo applauso? Così. Bravi, ci sta l'applauso di convenienza, quelle cose che vanno fatte perché servono. Piccolino. E adesso me ne sparate uno veramente forte, perché ad accompagnarmi in questo giovedì pomeriggio a Rimini Comics 2024 abbiamo niente poco di meno che Bliss. Buongiorno. Anzi, tra poco buonasera, effettivamente. E io non potevo che stare sul palco con lui, l'unico, il mitico Luca Panzieri. Tenetelo, tenetelo, tenetelo l'applauso per quelli che saranno i veri protagonisti di questo pomeriggio, mentre il sole piano piano cala e quindi adesso ci sta proprio continuando a ustionare. Vedete le mie gradazioni di viola? Sì, che praticamente parti da qui che sei di un colore, okay. Poi mano a mano che scendi è sempre peggio. È sempre peggio, perfetto, benissimo. E allora, oggi inizieremo questo, apriremo questo palco con un appuntamento, c'è scritto lì, soft, giusto? Così, rilassati. Perché è giovedì, siamo appena arrivati, ci stiamo godendo gli stand, stiamo entrando nel mood della vacanza e quindi io non mi voglio stressare con un contest competitivo, carico e aggressivo. Perché per quello c'è spazio. Assolutamente, sabato e domenica ci saranno due enormi cosplay contest. Oggi facciamo un contest leggero, senza stress proprio. Come funziona Bliss? Cioè, dove posso iscrivermi a questo contest? Allora, quello che so io in genere è che bisogna iscriversi alla gara cosplay, ma non per la gara soft. Perché? Spiegamelo. Perché? Perché i cosplayer, tutti quanti, anche voi che siete qui sotto, se volete partecipare, siete ancora in tempo, basta presentarsi alla sinistra del palco e poi uno alla volta salirete sul palco, farete una bellissima sfilata, arriverete qui alla fine, farete una posa drammatica e poi potete tornare indietro. Momento. E io non ho la traccia audio. Ma non c'è bisogno di traccia audio, Luca. E com'è possibile? Ma perché c'è Mastro Zim che metterà le canzoni a tutti quanti quelli che stanno arrivando. Mastro Zim, sì. Mastro Zim. Momento. Ma io non ho preparato una scena. Ma non c'è neanche bisogno di preparare un'esibizione, una scena. Perché, come ho spiegato, basta semplicemente fare una sfilata per far vedere il costume, per far vedere la posa. Cioè, quindi anche Wolverine che è arrivato adesso? No, Wolverine deve presentarsi alla sinistra Wolverine del palco. Wolverine sta facendo la schiuma, secondo me c'ha i salmoni che gli risalgono. Ma appunto per questo, scusa, stai facendo la schiuma, tanto vale salire sul palco e giusto, farsi vedere. Giusto. E vediamo anche quali sono i cosplayer che sudano di più alla spina. Luca, però la cosa che non ho capito molto è che in genere nelle gare c'è la giuria. Ma in questo caso non c'è, come facciamo? Trovato. Cosa mi devi dare, Zim? Che state prendendo? Dammi sto coso. Allora, ce l'ho. Zim mi ha dato questa cosa. Allora, ora spieghiamo bene al pubblico. Questo è un... cos'è? Ragazzi, che cos'è? Siete svegli? Fate sì se siete svegli. Vi state incioccando col sole? Nessuno sta facendo sì. E allora adesso mi metto anche qua. Oh, c'è anche Enrico. Ciao Enrico. Non sta inciampato, ma si sveglia. Allora, questo è un... brava, 100 punti a Grifondoro. È un microfono con o senza fili? Senza fili, bravo. Altri 100 punti a Grifondoro. Chiedi voi a Serpe Verde?
Molto bene, allora altri 100 punti a Grifondoro. Giusto. E allora, questo è un microfono Bluetooth. Sapete perché è un microfono Bluetooth? Perché come vedete è tutto blu. Luca, Luca, adesso io prendo e scendo dal palco perché se iniziamo così il giovedì... Non la dico più sta cosa perché è tristissima. Allora io metterò questo microfono Bluetooth qua, ok? E il microfono Bluetooth è collegato allo smartphone di Sara. Sara ha un'applicazione che calcola i decibel. I decibel aumentano quando loro cosa fanno? Battete le mani. Ma non solo, voi potete farvi sentire in qualsiasi modo... Strappatevi i capelli, strillate, fate quello che volete. Quindi la giuria siete voi. In base al casino che fate, deciderete il punteggio dei cosplayer che salgono sul palco. È tutto letteralmente nelle vostre mani, quindi fatevi sentire e facciamo una prova. Aspetta. Vai, vai, cosa, come proviamo? Allora, proviamo a fare un applauso per un cosplayer che magari vi è piaciuto, sì, però non tanto. Vediamo un po'. Al mio 3, capito, ragazzi? Questo è il cosplayer, cade in depressione così. No, cioè, allora, dai, allora facciamo 1, 2, 3. Bene, ma non benissimo. Vediamo Sara cosa dice. Sì, da 1. Che cos'era? 3 era. Raga, era no, 13. Allora il punteggio va da 1 a 100. Mi fate un applauso intorno al 20. 20, 20, 25, vediamo un po'. Vai, 1, 2, 3. 26, perfetto. 26, sono stati bravi. Allora, adesso invece ipotizziamo, okay. Sale un cosplayer bello, cioè tu lo guardi e fai, mazza, che bello. Però non ti esalti più di però tanto. Però non è, diciamo, forse il vostro preferito. Una però sufficienza. Vi piace? Sei politico. Quindi siete facciamo pronti? 40 più o no, meno? No, 60, 60, dai, sei 60. Politico, sufficiente. Proviamo a fare un 60 allora, al mio 3. 1, 2, 3. Quanto siamo? 72. 72, ok. Adesso invece immaginate che arriva un cosplayer dall'alto, tipo Iron Man, che soltanto perché si è vestito da Iron Man a Rimini Comics va premiato. Sì. Arriva qua, inizia a sudare alla spina, cola il sudore dal esce palco, il fumo. Si apre l'armatura, esce lui che è una pozzanghera, ma è figo come non mai. L'armatura si rimonta da sola, riparte da sola, arrivano le ballerine, esplode il palco, arrivano tutti quanti gli Avengers, succede la battaglia del secolo e spunta anche Loki, perché anche Loki vuole la sua parte e arriva qui e combatte con tutti quanti gli Avengers. Okay, oh. E Hulk non poteva venire. No, perché? Perché è rimasto al verde. Vabbè. Dopo questa, Luca, loro sai non quanto faranno... costano gli alberghi a Rimini? Sì, vabbè, certo. Chi lo sa quanto costano gli alberghi a Rimini? Noi lo sappiamo. Va bene. Quindi applauso da 110 e lode. Pronti? Ragazzi, uno, mi raccomando, 2, 3. Però allora possono fare di meglio. Vai. Perché arriva anche Hulk. Ok. E quindi dicevo, ho trovato camera all'ultimo posto. Sono arrivato, eccomi okay. Qui. Quindi con tutto quello che ha detto vai. Prima, c'è anche Hulk. Quindi proviamo ad arrivare a 100 almeno, ragazzi. Proviamoci. 1, 2, 3. C'è uno, perfetto, perfetto, perfetto. Come allora, la carica? E io qua abbiamo. Mi voglio rovinare il vincitore di questo contest soft. Che cosa vince? Vince l'ingresso gratuito a Rimini Comics 2025. Luca. È gratis l'ingresso. Abbonamento. Ah, è tutto, tutto. Sì, loro sono a giorni? Rimini. Quindi... E quindi che vince? E quindi che vince, Luca? Lascia fare a me. Vai. Il vincitore, la vincitrice che si, diciamo, aggiudicheranno il premio avranno un piccolo set nella nostra area Epicos, vicino La Fontana, con Chiara Santaterra, e avranno un set al Settomatic con la stampa. Quindi... Un premio al set da Chiara Santaterra ha un valore. I cosplayer vivono per le foto e quindi, ragazzi, qui bisogna impegnarsi, bisogna essere i migliori. E allora siete pronti? Ah, no. Siete carichi? Ci siete? Siete svegli? Luca, forse... Faccio il mio solito test. Oddio. Fate quello che dico io, alzate tutti il dito indice. Quello è il pollice.
momento. A posto, non ci siamo. Non sono vivi, sono dei cartonati, sono dei cartoni. Fanno parte della scenografia, ma ci piace lo stesso. E allora, Mastro Zim, parti con la musica? Faccela partire. Vediamo Zim. Con che cosa iniziamo. Colmi, ci piace. Piace, e ci allora piace. Facciamo entrare sul palco il primo cosplayer di questo pomeriggio. È una coppia. Una coppia. Alice, venite pure sul palco. Fateli avvicinare. Partite buonasera, da qua, se no ci mettiamo 12 anni. Cuzco. Buonasera. L'imperatore Cuzco. Giusto. Bisogna dare a Cuzco quel che è di Cuzco. E a Cesare? A Cesare non è rimasto niente, mi dispiace. Poraccio. E invece, quindi abbiamo Cuzco e Pacia, che ovviamente interpretano i personaggi da Le Follie dell'Imperatore. E allora, okay, al mio tre venite qui davanti, anzi venite prima qui davanti, al mio tre fate la vostra posa e prendete l'applauso del pubblico che vale come votazione. Uno, fatevi pure due, la passerella, Tre! No, stop. Mastro Zim, non mi puoi far partire la musica, sennò dopo si sballa il decibel. Boom, boom, boom. No, puoi fare quello che ti pare. Allora, prima parte la votazione e poi si fanno la passerella. Pronti? Uno, due, tre. Registrato, Sara. E allora, okay, grazie alla coppia dalle Follie dell'Imperatore. Vai, Mastro Zim, fatemi la passerella. Prego, è vostra. E vi fa anche il balletto. Ci sta. Te la passare la puzza, va bene. Grazie ragazzi. Grazie mille. E andiamo avanti con prossima concorrente. Appero. Beh, è una versione per Rimini, perché devi sopravvivere chiaramente al caldo. Ciao, come ti chiami? Desiree, che interpreti? Makima. Da? Chainsaw Man. Allora, vieni Desiree. Voi vieni qua dove c'è la X, al mio 3, mi fate l'applauso come votazione per Desiree. 1, 2, 3. Registrato, Sara? E allora fatti pure tutta la passerella, grazie a Makima! E intanto facciamo salire la prossima concorrente. Eccoci qui. Allora, siamo qui con... Se le mosterai. E come ti chiami? Non lo voglio dire. Non lo vuole dire, va bene. Lo accetto. La chiameremo Lidiana l'ha detto, ok. Lidiana l'ha detto. E allora, Lidiana, guarda, prenditi tutto lo spazio che ti serve e al mio tre partiamo con l'applauso. 1, 2, 3. Registrato? Ce l'abbiamo e vai con la sfilata. La passerella è tua. Ci piace Cobra Kai. Nel frattempo, chi abbiamo dopo? Prego. Grazie, Lidiana. Ciao, come ti chiami? Sofia. E interpreti? Venite più avanti. Shimachi Suisei. Ok, che io non ho molto capito. Come ha detto, che cosa interpreta? Sei. Metti qua sulla X, per favore. Vieni qui avanti. E allora, ragazzi, come al solito, al mio tre parte l'applauso. 1, 2, 3. E grazie mille, registrato. Grazie. Vai con la musica, Mastro Zim. E prego con prossima partecipante. Hai perso il cappellino. Ciao, oh mamma che caldo. Vieni pure qui davanti. Vieni con noi. Come ti chiami? Beatrice. E cosa interpreti? Interpreto Taiga Aisaka di Toradora. Okay, Toradora, perfetto. Toradora. E quanti anni hai, Beatrice? 11. Ne ho 11. 11 anni. Molto bene. E la giacca di velluto l'hai scelta tu? L'unico tessuto che aveva mia nonna per farmi la giacca. Mamma mia. Che comunque ho capito. Però è fatto a mano, Luca. È fatto a mano, insomma. Assolutamente. Infatti è il velluto a Rimini, che è il connubio. Che... Vabbè, dai. E allora il mio tre, applauso per Beatrice. 1, 2, 3. Registrato, Sara. E allora vai, Beatrice, fatti pure tutta la passerella. Hanno fatto l'applauso per il coraggio. Prego, prossimo partecipante. Buonasera, come ti chiami?
E che cosa interpreti? Io sono Akiko di Bungo Stray Dogs. Ok, allora vieni con me qui avanti, così ti fai vedere bene dal pubblico. E al mio tre parte l'applauso. Uno, due, tre. Registrato, registrato Sara? La passerella allora, è tua. E intanto facciamo salire sul palco il prossimo partecipante. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Vediamo un po'. Prego, prego, prego. Buonasera. Vieni un po' più avanti. Come ti chiami? Simone. E che cosa interpreti, Simone? Un personaggio del mio romanzo. Davvero? Come si chiama? Capitan Argonar. E allora il nostro capitano si merita un applauso. Mettiti un po' qui al centro, così ti possono ammirare per bene. Al mio tre parte l'applauso. Uno, due, tre. Registrato, Sara? Vediamo. E allora vai pure con la passerella e conosciamo i prossimi partecipanti. Ah, ok. È un duo. Trio. Luca, ne abbiamo tre. È un trio. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Sabrina. Max. E poi? Alex. 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 Quanto Alex? No, no, da quanto tempo è su questo pianeta? C'ha 5 mesi. È piccolissimo. Due nomi, okay. Sono Alex e? Alex William. Alex William, bene, bene, ci che piace. Carino. E allora ragazzi, venite pure avanti e fatemi forte l'applauso per questo gruppo da One Piece. Uno, due, tre, vai! Che meraviglia, Luca. Che bella, la creatura non sa ancora su quale pianeta si trova. Però ha già fatto un cosplay. È già su un cosplay contest. E allora prego, prendetevi pure la passerella. Vai Mastro Zin con la musica. E rimaniamo in tema con un gruppo da 4 persone. 4. Sempre da One Piece. Saliamo allora. Allora ragazzi, noi quindi rimaniamo in tema. Diteci un po' il vostro nome e chi interpretate. Io sono il capitano dei pirati. Stace. Lui è il capitano dei pirati. Tutti. Senza se né ma. Frankie. Zoro. Big Mama. E Big Mama. Che belli ragazzi. Ok, capitano quanti anni hai? Capitano. Quanti anni hai? 4. Amore. 4 e basta. E allora al mio tre mi fate l'applauso per quest'altro gruppone da One Piece. Uno, due, tre. Registrato Sara. E allora prego, prendetevi pure tutta la passerella e vediamo le prossime partecipanti di questo soft contest. Prego, 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 prego. Grazie mille, grazie, al gruppo ragazzi. Da One Piece. Che bella che sei tutta olografica, rifletti i raggi del sole. Vieni, 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 vieni avanti, con vieni noi, avanti. Vieni con noi. Allora, come ti chiami e che cosa interpreti? Lin e interpreto K-Angel da Indie Streamer Overload. Che bello Luca, io sono adesso innamorata. Adesso me lo ridici 3 volte più veloce. Allora, le Streamer Overload. Ah, posto, brava, brava, brava. Oh, cintura nera, Bliss. Questa cosa. Whatta! Allora, vieni pure qui sulla X. E prenditi l'applauso. Uno, due, tre. Registrato. E allora vai, la passerella è tutta tua. E andiamo, andiamo avanti. You're ready? Prego, vieni, intanto, Kim, su, vieni qui. Forza. Let's go. Oh, vieni, fai un passo avanti. Allora, io la devo far presentare, però noi la conosciamo bene. Chi, Kim? Mai visto. Mai vista. Allora, come ti chiami e che personaggio interpreti? Io sono Kim e interpreto Bailu da Honkai Star Rail. Ok. Lo posso dire 4 volte più veloce. Vediamo. Bailu da Honkai Star Rail. No, ci sta, ci sta. Ci sta. Molto bene. Allora, Kim, prenditi tutto il pubblico e mi raccomando, applauso. 1, 2, 3. Registrato, Sara. Oh yes, e allora vai Kim, prenditi la passerella che è tutta tua. E andiamo avanti. Buonasera.
Luca, chi abbiamo qui? Perbacco. Che sei? Ciao, come ti chiami? Leo. Leo. E basta. Da quanto stai a bere, Leo? Da quando sono arrivato qua. Ah, e quando sei arrivato qua? Un po'. Non me lo ricordo. A posto. Diciamo da un po'. E chi interpreti? Dioniso o Bacco dal mito greco slash romano. Ci sta quello tutto. Che vuoi. Ci sta tutto. Prenditi molto. Il pubblico, Bacco. Al mio tre, sta buono, vieni qua. Applauso per Bacco. Uno, due, tre. Maisturato il bicchiere. Bacco fa il suo effetto, evidentemente. Va bene. Adesso fai la passerella su un piede solo. Vai con la musica, Mastro Zim. Non la sta facendo con piede solo. No! È finita la passerella! Torna qui! Oddio, qui! Qui volano bastoni. Ciao Bacco, grazie. Prego! Andiamo avanti. Un altro personaggio storico della cinematografia italiana. Come ti chiami? Buddy. E chi interpreti? Banana Joe. L'avevo intuito da qualcosa. Dal che gilet. Adesso non mi sovviene. Dal gilet sicuramente. E allora vieni al mio tre, mi fate l'applauso per Banana Joe. Uno, due, tre. Registrato. E allora prenditi pure una passerella. E chiamiamo la prossima avanti. Partecipante. Buonasera, come ti chiami? Valentina. E cosa interpreti, Valentina? Golden Boy. Perfetto, allora vieni qui con me, qui davanti, e facciamo l'applauso al mio tre. Uno, due, tre. A me ha regalato l'adesivo di Banana Joe. E perché a me no? Vabbè, non ti preoccupare, ruberò quello di Luca. No, sta tornando con l'adesivo. Lo custodirò. Grazie mille, allora andiamo avanti con il prossimo partecipante. Prego. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: tutto bene? È a posto? Oggi un po' freddo. La seconda cosa che ti chiedo è perché? Non lo so. Non lo sa. Sei stato costretto? Ti hanno costretto? Sì, un po'. L'hanno costretto. Poverino. Allora fai un segno con la mano se stai in pericolo. Va bene così. Vieni pure avanti. Lo conosciamo? Che non abbiamo chiesto come si chiama. Come allora, ti chiami? Come ti chiami? Sono Roham. Roham. Ok. Roham. E cosa interpreti? Questo è Fallout New Vegas. Ok, perfetto. E allora, come di consueto si fa, uno, due, tre, applauso! Registrato, Sara? Un applauso. E allora, vai con la passerella, è tutto tuo. L'applauso è per il coraggio. Sì. Sì, ma mi metti High School Musical. Vabbè, ma ci sta come colonna sonora, guarda. La posa. Prego, prossimo Andiamo partecipante. Avanti. Ciao, come ti chiami? Caterina. E cosa interpreti? Cici di Genshin Impact. Genshin Impact. Oh, vieni Caterina, quel gioco che non ha giocato nessuno. Ma nessuno, chi di voi ha giocato a Genshin Impact almeno una volta? Chi di voi non ci gioca più? Chi di voi ha perso la dignità giocandoci? Tutti quelli che hanno alzato la mano prima. Chi di voi non ha mai avuto una dignità? Benissimo. Allora ragazzi, al mio tre l'applauso. Uno, due e tre. Registrato. E allora, prego, la passerella è tutta tua. Vieni Zelda. Ah, una coppia? No, solo Zelda. Non è una coppia, Luca. C'è qui la nostra principessa. Allora, principessa Zelda, perché penso che tutti l'abbiamo riconosciuta. Come ti chiami? Barbara. E hai scelto questa versione di Zelda perché è la tua preferita? Oppure tu dici Twilight Princess è il tuo gioco preferito, immagino. E quindi, vabbè, ragazzi, non c'erano dubbi. Allora, prendi pure il centro del palco e prenditi l'applauso. Uno, due, tre.
Punteggio registrato. E allora vai Zelda, la passerella è tutta tua. Ma col mondo di Patti. Lui fa il countdown con me ogni volta, l'ha imparato anche lui. Ma chi? Lì in mezzo, guardalo. Prego. Zelda col mondo di Patti. Certo. Allora no, Sim, non mi puoi mettere il mondo di Patti con Elden Ring, per favore. Scemiamo la musica. Io so chi sei, però devo farti presentare. Come ti chiami e soprattutto chi interpreti? Io sono Martino, interpreto Maschera d'Oro di Elden Ring. Allora, io voglio farti solo una domanda, anzi due. La prima è se hai giocato il DLC. No. Non ancora. Ok, non ancora. Ma soprattutto, quanto hai pianto mentre giocavi? Perché, diciamo, penso che le morti siano state abbastanza, diciamo, un numero un po' elevato. Alexander è tosta. Sta spoilerando? No, non spoilera niente. Anche perché non ha giocato il DLC, quindi diciamo che le cose maggiori le lasciamo un po' sospese. Va bene. E quindi vieni qui con me al centro del palco e prenditi pure il tuo applauso. 1, 2, 3. E allora, vai a lodare il sole sulla passerella e noi invece andiamo avanti nel mondo di Dragon Ball. Ciao, buonasera, come ti chiami? Ivan. E cosa interpreti? Penso che... Allora, dobbiamo fare questa cosa? Certo. Glielo insegniamo allora al pubblico. No, ci vuole troppo tempo. Andiamo avanti. Ok, allora. E ovviamente interpreti Goku on the beach. L'avevamo intuito tutti quanti. Goku allora, on vieni... the beach però eh beh, on the beach, guarda, alle Havaianas. È giustamente. E Goku in ferie puntualizza. Allora vieni un po' più avanti e noi tre mi fate l'applauso per Goku on the beach di Ivan. 1, 2, 3. Registrato. E allora vai Goku, fatti pure tutta la passerella. Grazie Goku. Ma Goku dove va in vacanza? Dove va in vacanza? Come sapessi? Sapessi. Dove va Goku? Cioè secondo voi Goku dice va su Booking e dove prenota? Io ho come l'impressione che tu stia a Rimini, dici? Qualcosa di... No, no, era una domanda seria. Era una domanda seria? Sì, non hai una delle tue freddure? No. Come? Su Marte. Ma su Booking non c'è Marte. Va a ballare in Puglia, Goku. Mi piace già di più. Va bene, andiamo avanti con il prossimo partecipante. Prego. Ciao, come ti chiami e che cosa interpreti? Eleonora Furiosa. Furiosa, che è il film che è uscito qualche mese fa, diciamo. E quindi non la farei innervosire. Va bene, io sto già che ti chiami mio, Furiosa, guarda. Devi stare calma. Allora, Furiosa, vieni qui con me al centro del palco. Mi raccomando, fatele l'applauso perché io non so, però non la farei arrabbiare. No. Al mio 3, 1, 2, 3. E allora vai Furiosa, la passerella è tutta tua. Ci piace l'improvvisazione rock. E allora vai con la prossima coppia. Abbiamo una coppia. C'è della tifoseria qui già. Come vi chiamate? Maria Pia. Angelica. E chi interpretate? Jordan, l'uomo fatto di pasta frolla. E Xavier da Inazuma Eleven. Inazuma Eleven. Inazuma Eleven. E come ho intuito credo che ci sia proprio tifoseria. Certo. E allora adesso facciamo una cosa. Venite qua davanti. Forte. Poggia il pallone qui. Ok. Vedi quel gazebo lì? Dove c'è Tommy? Quella è la porta. Esatto. Quindi adesso tu devi prendere e calci un calcio di rigore e Tommy fa da portiere. No. Sei sicuro che sia una buona idea? È una porta. Non è una porta. Non è una porta. Va bene, lasciamo stare. E allora, anzi, facciamo un super video. Sara, mettitela vicino al microfono Bluetooth. Dai un calcio piano alla palla e la fai andare verso Sara, ok? E al mio 3 fate l'applauso per la coppia dai Zoom Eleven. 1, 2, 3.
E Totti non sarebbe fiera di te, eh? È perché era un po' storto il tiro, capito? Non gli ha fatto il cucchiaio. No, è vero! Che era quella motion? Gli dai un calcio, ha fatto bene. Luca, se fa un cucchiaio prende qualcuno in faccia. Non mi sembra il caso. Grazie! Grazie, a questa notte del 2011. E andiamo nel mondo del cinema anni 90. Che bello, allora guarda, io sei un personaggio di cui io da piccola avevo sia un po' timore, però in qualche modo adoravo. E quindi presentiamoci, chi sei? Stefano, interpreto Stanley Ipkiss alias The Mask dal film The Mask da Zero a Mito. Che bello, allora guarda, alla trombetta. Allora, aspetta che facciamo sentire anche la trombetta. Distrutto il microfono. Bello. Vieni qui con me. Fatti vedere, fatti ammirare. Aspettate ragazzi. Rimani così. La regola la sapete. Due, tre. Ce la fa. E allora vai con la musica, Mastro Zim. Prenditi tutta la passerella. Fantastico. Che bello, mi piace Michael Jackson. E sale Barbie. Buonasera Barbie, ovviamente è iper riconoscibile. Come ti chiami? Raffaella. E quindi interpreti la versione cowboy di Barbie, giusto? Esatto, dal film. Allora vieni qui davanti con me Barbie e le facciamo un applauso al mio tre. Uno, due, tre. Registrato Sara. E allora prenditi pure tutta la passerella e ritorniamo nell'universo di Dragon Ball con il prossimo partecipante. Prego, vieni qui con noi. Mi sembra minaccioso con quella spada. Come ti chiami? Tommy. E cosa interpreti, Tommy? Trunks di Dragon Ball Z. Quindi rimaniamo nell'universo di Dragon Ball, però Dragon Ball Z. Esatto, con caso. Trunks del futuro. Allora vieni pure qua sulla X. E al mio tre, come quel giorno, alzai la spada al cielo e gridai per il... non era per il potere di Grayskull? No Luca, abbiamo sbagliato. Ho visto col caschetto. No. Però è viola, non c'ha la mutanda di pelliccia. Vedi. Sergione, puoi farlo, ok. Allora al mio tre alzi la spada e parte l'applauso che vale come punteggio. Uno, due, tre. Bravo Trunks, e allora prenditi pure tutta la passerella, Mastro Zim. Vai con la musica. E noi andiamo avanti. Prego. Vieni qui con noi. Ciao, come ti chiami e che personaggio interpreti? Io mi chiamo Sabrina e interpreto Cruel Tepes da Seraph of the End. Seraph of the End, lo perfetto. So dire. E allora vieni pure qui avanti. E allora al tre l'applauso. Uno, due, tre. Registrato Sara. E allora prenditi pure tutta la passerella. Do you have the time to listen to me whine? Allora noi proseguiamo. Vieni qui. Prego. Guarda, ho fatto anche l'entrata. Ciao, come ti chiami? Manolo. E chi interpreti? Zenitsu. Da che serie? Demon Slayer. Demon Slayer, famosissima. Vieni con me, così al mio tre ti prendi l'applauso di questo magnifico pubblico. Uno, due, tre. E come farebbe il tuo personaggio? Fatti pure tutta la passerella accompagnato dalla musica. Vai Mastro Zim. Vai. È finita la passerella. E andiamo avanti. Grazie. Prima Bliss ero lì dietro e The Mask mi ha detto: scusami Luca, ma dove finisce la passerella? Dove caschi? La passerella finisce quando senti il vuoto e ti senti dolore. La passerella allora è nel tuo cuore e può finire dove vuoi, dipende da quanto ti fai male. Va bene, allora da io la chiudo gli occhi e sento il mio cuore. Chiudo gli occhi e sento il mio cuore. Non lo senti più il tuo cuore? Non lo senti più il cuore. Senti, quando si ferma, allora voglio... Ciao, buonasera. Come ti chiami? Siamo Silvana. Aspetta, perché Zim ci sta... Non è una Winx. Intralciando.
Come ti chiami? Silvana. E cosa interpreti? Ikki Iori di Noragami. Ok, allora vieni con me Silvana, ti fai la passerella e ti prendi l'applauso del pubblico. 1, 2, 3. E allora, registrato Sara, vai pure con la musica Master Zim, grazie. Andiamo. Chi prego. Abbiamo adesso? Prego. Buonasera, allora, come ti chiami? Andrea. E chi interpreti? Ragna di Ragna Gibson. Ok, io non lo conosco però Luca, lo devi dire tu adesso. Sì, qui sulla X. E allora al mio 3 gli fate l'applauso, giusto? Certo, è la mia regola, al 3 parte l'applauso. 1, 2, 3. Sara registra il punteggio. E allora prenditi pure tutta la passerella. Vai Mastro Zim. Cosa gli vuoi dire? È la serie che mi sfuggiva. No, io infatti ho chiesto di presentarla tu perché ma tu sei un cultore. Io sono un luminare. Illuminare. Un illuminaria sono di Natale, certo. E andiamo avanti, andiamo prego. Avanti. Buonasera. Allora, ciao. Ci sta scrutando. Questa camicia è fighissima. È bellissima. Poi ti chiederò dove l'hai comprata perché la voglio anch'io. Come ti chiami? Ok, mi chiamo Roberto, faccio il cosplay di Zane in maranza giapponesi, sono un giapponero, perché no? In maranza giapponese. In maranza giapponese, molto buono bene. Buono a sapersi. Ottimo. Allora aspetta, vieni con me perché voglio stare accanto a te quando il pubblico ti darà un applauso che merita il maranza giapponese. 1, 2, 3. Apprezzato. E allora vai Roberto, fatti pure tutta la passerella. Mi mancava il maranzo giapponese. Anche a me mancava, certo. Sono il maranza di Osaka, perché Osaka è proprio la città dei maranza. Che bello. Grazie, mi sento... Io grazie poi voglio, Roberto. Voglio sapere dove l'hai comprata, mi raccomando. Prego. Eccoci. No, siamo arrivati quasi alla fine. Già. Ciao. Allora, come ti chiami e chi interpreti? Mi chiamo Vittoria e interpreto Itto di Genshin Impact. Genshin Impact, ovviamente. Itto. Allora, vieni qui avanti, ragazzi. 1, 2, 3. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora vai Itto, prenditi pure tutta la passerella che è tutta tua. Genshin Impact fa sempre il suo impact. Sempre. Genshin, ma il suo impact. Ma perché do sono screak? No, ma almeno metti qualcosa tipo Friends. Prego. Prego, prego. Ciao, come ti chiami e chi interpreti? Mi chiamo Elena Giulia e interpreto Soichi di Junji Ito Maniac. Quindi il maranza giapponese ci ha fatto uno spoiler riguardo. Ah, eh sì, vedi? Perché è dello stesso universo. Ah, ho capito, molto va bene. Va bene, allora vieni qui. Luca, sai perché non c'è la terza candela? Perché io... c'era. Allora, io quando ti ho visto che non reagivi al mio sguardo... Mastro Zim, no! Ho detto, questo sicuro sta pensando alla battuta più brutta vieni qua davanti. Pensare. Allora, voi fate finta di non aver sentito e per favore fatemi un applauso. 1, 2, 3. E allora fatti pure tutta la passerella. Perché c'era. Certo. E lei era l'ultima partecipante di questo soft. Siamo arrivati alla fine. Quindi adesso cosa succede, Luca? E adesso ci vediamo uno spettacolo per poi decretare il...